FB Player. Secondo me sicuramente il progetto della Giovane Italia è un bellissimo progetto e il fatto di poter andare a parlare delle scuole, anche in alcune scuole, per poter comunque dare della propria esperienza di quello che si è fatto sia nell'ambito scolastico che calcistico e cercare di riuscire a mettere insieme tutte e due le cose può essere una cosa positiva e soprattutto utile per i ragazzi, per tutti i ragazzi delle scuole. E cercherò di dare qualcosa anche dopo. E senti, a proposito di scuola, so che ti sei diplomato da poco, quindi fammi un breve riassunto dell'andamento anche scolastico, perché sai che ci teniamo abbastanza noi. Ho iniziato a fare il liceo scientifico, poi ho cambiato dopo subito il primo anno facendo ragioneria e mi sono diplomato ragioniere cambiando diverse scuole anche per colpa del calcio, tra virgolette, però cioè, alla fine sono riuscito a diplomarmi l'anno scorso. Non è mai facile, nel senso che abbinare lo sport con la scuola non è mai facile, richiede un sacrificio molto importante, però ci sono moltissimi ragazzi che lo possono dimostrare, che si possono benissimo fare entrambe le cose e quindi sì, bisogna assolutamente riuscire sia nell'ambito scolastico che in quello calcistico, perché servono tutte e due. Quindi ambito calcistico, l'aggiornamento diciamo, professionale tuo ti ha portato tra prima squadra e primavera, quindi diciamo allenamenti prima squadra, partite ancora primavera, ti chiedo secondo te a che punto sei della maturazione, se ti senti pronto poi al salto definitivo nel professionismo. Ma io lo spero di poter fare questo salto tra i professionisti, sicuramente quest'anno sto avendo un percorso di crescita molto importante, anche allenarmi su, ho fatto anche qualche panchina su e mi sta dando una grossissima mano, sto imparando moltissimo anche dai grandi campioni che giocano lì nel Chievo e quindi sono molto contento di questo.